Ha sede a Milano il gruppo internazionale GRES, è stato lanciato alla presenza del professor Severino. Ecco che cosa hanno detto. Presidente Andrea Gambini, quanto è importante che ci siano gruppi interdisciplinari? Guardi, di solito noi inauguriamo o partecipiamo o portiamo i saluti per manifestazioni o problematiche legate a malattie o associazioni che sostengono malattie. Oggi è un momento diverso, creiamo un gruppo di fama internazionale, sono felice che sia creato qui al BESTA, per parlare non solo di malattie ma delle potenzialità del cervello. Per quanto riguarda l'Istituto BESTA, fa molta ricerca traslazionale e con la sinergia tra neuroscienze e filosofia è importante per mettere sempre al centro il paziente? È importantissima, è il futuro e anche in questo caso è proprio il centro della questione. Questo gruppo nasce per mettere insieme tutte le conoscenze a livello mondiale per poter approfondire la tematica e sostenere anche la ricerca. Professore Severino, il gruppo GRES si ispira a lei. Cosa ne pensa? È molto interessante, è un'idea che soprattutto è venuta in mente alla professoressa Ines Testoni, la quale estende questo concetto, chiamiamolo per ora, di multidisciplinarietà, che ha sperimentato questo concetto in relazione alla teologia, ma che intende estendere alle scienze neurologiche, alla matematica, alla fisica, alla giurisprudenza e quindi è un esperimento che incomincia adesso e sono curioso anch'io di vedere come va a finire. Dottore Eugenio Parati, quanto è importante il gruppo GRES e perché è nato? Il gruppo GRES è nato per un'esigenza di rivisitare le modalità operative nell'ambito della scienza, non tanto contestandole, ma vedendo se è possibile, rimodificando i concetti e i fondamenti di base, trovare una soluzione a questa progressione enorme delle informazioni che ci sono, ma che poi si traducono in risultati relativamente scarsi per l'operatività quotidiana. GRES comincia con un approccio che riguarda il pensiero di Emanuele Severino, che è considerato il più grande filosofo del Novecento, proprio perché da questo confronto nascono nuove modalità di operatività. Non è rivolto solo all'ambito della medicina, ma anche alla matematica, alla fisica, alle scienze cosiddette dure e alle scienze sociali.